Sono Federico Carletti, sono il proprietario dell'azienda agricola Poliziano, fondata da mio padre nel 1961, per cui casualmente, ma siamo qui proprio per l'anniversario del 60° di questa azienda. Siamo a Montepulciano, siamo produttori principalmente di vino nobile di Montepulciano, produciamo però anche rosso di Montepulciano, altri vini, tutti vini che sono stati ripetutamente premiati in tutte le riviste internazionali, per cui devo dire che sono molto orgoglioso di questi 60 anni di storia della mia azienda. Il mio orgoglio è ancora maggiore perché fortunatamente abbiamo una terza generazione che può aiutare a crescere questa nostra azienda. La terza generazione è composta dai miei due figli, di cui uno vi presenterò a breve, e con lui potete procedere a fare l'assaggio dei vini, e quindi del rosso di Montepulciano 2019, del vino nobile di Montepulciano 2018, dei due cru, Vigna Sinone e Vigneto Leggaggiole, rispettivamente 2016 e 2017. Sono Francesco Carletti, figlio di Federico, la persona che vi ha prima inizialmente presentato l'azienda. Vi faremo una bella degustazione di tutti i grandi vini caratteristici della nostra azienda, l'azienda Poliziano. Iniziare con il rosso di Montepulciano, rosso di Montepulciano 2019, annata più fresca. E questo è il nostro vino base, un 80% Sangiovese e un 20% Merlot. Il Sangiovese, diciamo così, rende il vino particolarmente fruttato, una frutta tendenzialmente direi rossastra, ecco, non una frutta cupa, quindi una vendemmia fatta tendenzialmente precocemente, nella metà di settembre. Questo deve essere un vino particolarmente fruttato, molto piacevole, non deve essere molto impegnativo, non molto complesso, deve essere facile da bere e da poter bere in ogni momento della giornata. Il 20% di Merlot riesce, dà al vino una, diciamo così, un'eleganza, una rotondità che lo rende incredibilmente piacevole appunto in ogni momento della giornata. Poi passiamo al vino nobile di Montepulciano 2018. Questo è un vino molto più complesso rispetto al rosso di Montepulciano. Qui siamo su un 85, anzi in realtà specificatamente nell'annata 2018 abbiamo scientemente voluto aumentare la percentuale di Sangiovese, quindi siamo su un 90% abbondante di Sangiovese con la rimanenza tagliata insieme a Canaiolo e Colorino e anche un pochino di Merlot, che sono, a parte il Merlot, il Canaiolo e il Colorino dei vitigni autoctoni della zona di Montepulciano.
Beh, qui questo è un vino che fa legno, è un vino molto più complesso, che ha grandi potenzialità di invecchiamento, quindi anche un po' dal colore lo si capisce, ma inevitabilmente questo è un vino dove la frutta è leggermente più scura, un pochino più estratto, un pochino più complesso, più graffiante in bocca in particolar modo. Inevitabilmente la 2018, che è stata un'annata incredibilmente buona per il nostro Sangiovese qui a Montepulciano, lo rende incredibilmente bilanciato, quindi struttura molto importante, ma certamente anche un'ottima acidità che rende il vino incredibilmente ben bilanciato. Poi passiamo ai nostri due single vineyard, i nostri due cru, la Sinone e il vino nobile Le Caggiole. Partiamo dalla Sinone. La Sinone si chiama comunque vino nobile di Montepulciano, questo è, entrambi sono 200% sangiovese, sono dei vino nobile di Montepulciano come il precedente, però hanno dei nomi propri, perché i nomi rappresentano i vigneti da cui essi provengono. E a livello di invecchiamento, a livello di diciamo così, di struttura, di caratteristica del vino, sono molto simili al vino nobile. Però qui che cos'è che entra in gioco? È la territorialità, cioè il luogo di provenienza da dove questi vini appunto provengono. Vino nobile a Sinone viene da un terreno prevalentemente argilloso, siamo sopra il 40% di argilla in alcuni punti, e inevitabilmente l'argilla che cos'è che dà al vino? Dà una struttura, una complessità, una trama tannica molto forte, molto fitta, che rende questo vino incredibilmente largo. Questo qui è un 2018, come vi dicevo prima per il vino nobile, annata incredibilmente equilibrata, perfetta per il nostro Sangiovese, quindi qui avremo sicuramente una trama tannica molto forte, però l'acidità riuscirà comunque a entrare in gioco e rendere comunque questo vino, nei limiti del possibile, molto ben bilanciato. Passando al Caggiole, beh, questo qui è un vino, ripeto, filosoficamente fatto molto simile a quello della Sinone, ma qui sempre un discorso di territorialità. Qui avevamo nella Sinone un 40% di argilla, nel Caggiole invece abbiamo esattamente l'opposto, un 70% di sabbia. La sabbia inevitabilmente porta questo vino a renderlo, diciamo così, l'opposto, l'altra faccia della medaglia del Sangiovese rispetto alla Sinone. Vino incredibilmente elegante, trama tannica quasi inesistente, quindi molto dolce, molto, molto sottile, però la meravigliosità di questo vino è il suo finale, la sua lunghezza, incredibile lunghezza che tu senti qui sulla gola per 30, 40, addirittura un minuto dopo aver bevuto questo vino. Per ultimo, Le Stanze. Questo invece, diciamo che con questi quattro vini concludiamo la degustazione del Sangiovese, che è il vitigno caratteristico di Montepulciano, e passiamo al Cabernet Sauvignon. Questo qui è un Cabernet Sauvignon, un blend bordolese, è un vino che è stato prodotto praticamente dalla fine degli anni 80 dalla nostra azienda, di cui noi siamo molto fieri, è all'incirca un 90% Cabernet Sauvignon e un 10% Merlot. Diciamo, il motivo per cui abbiamo deciso di farlo è, diciamo così, per rendere omaggio a questo straordinario vitigno, anche in una denominazione, in un territorio che non è, diciamo così, storicamente noto per la produzione di Cabernet Sauvignon. Un vino incredibilmente avvolgente, molto dolce, molto rotondo e veramente incredibile. Vi ringrazio per avermi seguito, spero che riuscirete ad assaggiare i nostri vini. E appunto direi buona degustazione.